Sono arrivata a 100.000 follower su Instagram, sono troppo felice. Come potete vedere dietro di me ci sono i palloncini, adesso vi faccio vedere meglio. Eccoli qui, quanto sono belli, adoro. Dato che non amo essere in pigiama, metterò questa magliettina di Shein e poi ci prepariamo insieme. Ci trucchiamo insieme perché devo andare a fare le unghie finalmente, perché ho una ricrescita che si nota tantissimo, essendo che ho questo colore di verde che comunque fa notare la ricrescita. Come prima cosa ho messo il primer, mi devo anche muovere perché sono le 3:30 e la mia stilista mi ha chiesto di venire 15 minuti prima, io alle 4 devo stare là, oddio, sono proprio in ritardo. Dato che il giorno non voglio fare una base super pesante, quindi non andrò a mettere il fondotinta, ma metterò solo un po' di correttore. È uscito un po' troppo in realtà, però lo metto in questi punti qui. Sto pensando che sono indecisa questo mese, raramente, perché non sono mai indecisa su come fare le unghie. Non so, in realtà potrei fare un colore molto estivo, infatti avevo pensato anche ai colori pastello. Ora vedrò. Ho messo anche un box delle domande su Instagram, quindi andatemi a dare un consiglio lì. Adesso vado a mettere il contour. Io con tutte le comodità del mondo, che vado super lenta, come se non stessi in ritardo. Ma quanto è bello quando arriva quel momento del mese che tipo devi fare il restauro di tutto, quindi sopracciglia, baffetto, unghie. Infatti oggi vado a fare le unghie, ma domani vado a fare baffo e sopracciglia, finalmente adoro. Comunque fatemi sapere se volete un video dove vi svelo 3 cose che non sapete di me, oppure 3 curiosità di me, fatemi sapere nei commenti. Sto andando di blush, spero di non aver esagerato come sempre. Vado a mettere il mascara perché non riesco a vedermi senza, e mi è arrivato uno di She Cream super bello che vi mostro domani. Le labbra ho deciso di mettere solamente questo lip oil di Essence. Trucco finito. Aspettate, ragazzi, faccio meglio. Ecco qui, molto semplice. Adesso andiamo a vedere cosa indossare insieme. Apriamo l'armadio. La maglietta è molto bella, quindi aggiungerò magari un jean sotto. Sì, infatti metto questo jean sotto. Come scarpe aggiungo queste qui di Louis Vuitton bianche. Come borsa questa qui di Diesel bianca. Se volete vedere il mio outfit completo vi aspetto nelle mie storie su IG. Vi mostro un acquisto che ho fatto ieri. Chi ha seguito il TikTok di ieri dicevo che ero in cerca di un paio di occhiali da sole, quindi l'ho trovato e adesso ve lo mostro. Ecco qui il pelaggio. Cioè, raga, adoro. Miu. Infatti ieri dicevo che mi ero fissata con questa marca Miu. Ero indecisa fra due, però poi ho scelto loro. Tra l'altro si abbinano anche con il colore delle mie unghie. Andiamolo ad aprire insieme. Ragazzi, dovete vedere quanto è bello. Cioè, è super peluscioso. Andiamo ad aprirli. Questa qui. Siete pronti? Eccoli qui, ragazzi. No, voi dovete vedere la bellezza. Sembrano grandi, ma in realtà sono davvero belli. Adesso vi faccio vedere indossati. Ho un po' di parole perché io le ho perse. Sono davvero molto belli. E poi secondo me mi stanno benissimo, anche se sono grandi alla fine, però. Cioè, sono davvero molto belli. Che ne pensate? Io sono innamorata. Ero indecisa fra due, però poi ho scelto loro perché mi colpivano quando li indossavo. E niente, raga, questo qui era l'acquisto. Me l'avete chiesto nel video precedente di mostrarli. Sono questi qui. Fatemi sapere cosa ne pensate.